A Palazzo Mazzetti di Asti, la canestra di Caravaggio, segreti ed enigmi della natura morta. Michelangelo Merisi dipinse la canestra di frutta a Roma negli ultimi anni del XVI secolo. L'opera di eccezionale realismo proveniente dall'Ambrosiana di Milano segna il debutto di un genere dalla grande fortuna. Ogni frutto ha una simbologia specifica collegata al linguaggio della Controriforma. L'opera da sinistra a destra rappresenta infatti una transizione dalla vita alla morte. San Girolamo scrivente è invece raffigurato nel capolavoro della Galleria Borghese nell'atto di tradurre le sacre scritture dal greco al latino. Il teschio e il libro alludono alla morte, in contrapposizione con i colori caldi che caratterizzano la veste del santo umanista. In entrambe, il contrasto tra luce ed ombra ha valore simbolico, oltre ad esprimere la principale connotazione stilistica del Merisi. Scopri i segreti di Caravaggio con i musei di Asti.